In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso, come un laccio. Infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il Vangelo di oggi, sabato 27 di novembre, un giorno particolare, un giorno particolarissimo. Oggi si contempla e si festeggia la medaglia miracolosa, l'apparizione della Vergine che farà a Santa Caterina Labourée. È un momento importante perché questa devozione ci viene portata durante gli anni. E se noi guardiamo un attimino, anche quando compriamo un rosario, spesso e volentieri troviamo la medaglia miracolosa che viene inserita tra la croce e i primi grani. Quindi la medaglia miracolosa fa la differenza. Ci sono state tantissime testimonianze che sono veramente state un punto di riferimento per tutte quelle persone che credevano poco. La medaglia miracolosa è anche quell'attestazione che noi facciamo alla Madonna, che lei dopo tanti secoli continuava ad apparire, continua ad apparire anche oggi. Ci sono tante apparizioni che più o meno esistono sulla terra. È stato detto che mediamente la Madonna appare 6 volte al giorno, quindi come dire, essendo 24 ore la giornata, ogni 4 ore la Madonna ci fa la visita. Poi è naturale che in molte persone, in molti uomini, in molte persone anche che credono ma non sono squisitamente mariani, vi è un senso di rifiuto di queste apparizioni. Molte volte a noi capita di sentire: ma sì, io sono mariano, ma sì, io credo anche alla Madonna, però questa Madonna che dà tutti questi giudizi così brutti, tutte queste profezie così brutti, tutte queste situazioni così veramente pesanti, no, ma a me non mi piace una Madonna così, io credo più in quell'altra Madonna, quella che quando viene appare e dice: ma sì, pregate, amatevi, convertitevi, fate del bene, ecco, io credo più in questa Madonna perché Dio è amore. E io penso che comunque in ogni caso il nostro spirito umano voglia cercare questo, però ricordiamoci anche le parole del Vangelo, perché il Signore lo dice: vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Ecco, quando noi ci ritroviamo davanti a una Vergine che dà dei messaggi piuttosto pesanti, ricordiamoci che il Vangelo è stato prima lui a dare delle indicazioni al caso. Quindi prima di incolpare la Vergine perché dà dei messaggi che noi non ci piacciono, perché sono un po' terribili, pesanti, a me piace solamente quella Madonna che parla di tutte cose così, magari ripetendo sempre gli stessi concetti, però che dice cose belle, che mi piacciono, che io non devo stare a pensare, ecco, a me piace delle cose così. E invece no. E invece è il Vangelo di oggi che ce lo dice, il Vangelo di oggi rapportato alla festa della medaglia miracolosa. Attenzione, perché qui le cose non stanno come piacciono a noi. Dobbiamo sempre vegliare e non possiamo sempre trovare persone o divinità o apostoli delle divinità che ci dicano: ma sì, non ti preoccupare, che va bene così, insomma, non... Dio, un Dio di amore, non ti mette le angosce. Quante volte ci capita di vedere dei sacerdoti che arrivano con magari anche il sorriso preimpostato, che ci dicono: ma sì, Dio ti ama, ma sì. E invece no, il Signore ce lo dice: attenzione, stai ben attento, perché queste cose possono giungere all'improvviso e tu rimani preparato. Allo stesso modo la Vergine, anche nelle apparizioni di Santa Caterina Labourée, insomma, dà certe indicazioni, fa capire di quelle che sono le situazioni negative del tempo,
E ricordiamoci che tutte queste cose che succedono al giorno d'oggi, tutta questa problematica, questo sistema che va per conto suo, persone che non credono più, o persone che credono ma credono in quello che vogliono loro, persone che alla fine non riescono ad andare avanti. Siamo in una società dove ci sono milioni e milioni di persone che usano psicofarmaci, milioni di persone che usano sostanze stupefacenti, e riparlo dei ragazzi, milioni di persone che comunque in ogni caso hanno dei disagi psicologici. Ecco, e molte volte la fede non può intervenire su queste persone perché non c'è l'abbandono o non c'è la volontà di voler seguire il nostro Signore. Quindi di conseguenza ricordiamoci sempre di tutte le parole più o meno pesanti che la Bibbia ci ha dato, di parole che più o meno pesanti la Madonna ci dice. Poi è naturale, dobbiamo essere sinceri, la Madonna purtroppo non è sempre apparsa, ma è apparso il demonio. Quindi di conseguenza bisogna vagliare, bisogna essere forti nel discernere, e molte volte, ahimè, anche la Chiesa, davanti bellissime apparizioni come quella di San Damiano Piacentino, quella della Rosa Mistica, dove vi è stato un vero e proprio messaggio della Madonna, perché comunque c'entrava anche Padre Pio, e lì purtroppo non sono state riconosciute. Quindi ancora una volta noi dobbiamo basarci sul nostro discernimento. Non possiamo sempre pretendere che la Santa Chiesa venga incontro a tutte le necessità. Dobbiamo anche capire che vi è un tempo, e questo nostro particolare, in cui la sapienza deve essere anche qualcosa che viene ricercata in noi stessi. Quindi non sempre pensare che se alcune cose non vanno, vuol dire che non vanno. Dobbiamo capire e dobbiamo fare in modo che realmente rispettiamo anche i nostri superiori, che pensano che sia una cosa che vada in una certa maniera, anche se noi abbiamo l'intima convinzione che vada in un'altra. Mi viene in mente tutte le persone che seguono, per modo di dire, la Valtorta, ma la Valtorta è stata, come dire, cassata più volte dalla Chiesa, eppure personaggi anche illustri della Chiesa la seguono. Quindi di conseguenza vi è un discernimento personale. In quel discernimento però dobbiamo anche tenere conto che tutti i mistici, o quasi tutti i mistici a parte due, non hanno avuto le visioni complete, oppure tutti i mistici hanno avuto purtroppo il problema di avere delle censure, nel senso che quando noi leggiamo dei testi, non è da dire che la mano d'uomo non sia intervenuta, è intervenuta, come è intervenuta sulla Bibbia, è intervenuta su altri testi. Mi ricordo che, per esempio, l'Imitazione di Cristo, quella che è stata scritta nel 1400, aveva un valore; quella che è stata poi riscritta in altre ristampe aveva un valore totalmente diverso, perché comunque erano state cambiate alcune cose. Questo per dirvi che bisogna fare discernimento, sì, ma alla luce del fatto che viviamo in una situazione drammatica. Oggi non ho parlato di Daniele e della profezia, ma ieri, appunto, citando la fonte e la lettura che abbiamo fatto, veniva fuori questa cosa: attenzione, perché le ali d'aquila vengono strappate e il leone viene messo in una certa maniera in cui diventa più un uomo che neanche tanto un leone. Quindi di conseguenza l'attacco incredibile che c'è verso le scritture, o comunque delle scritture sperate, è una cosa incredibile. Quindi il monito è questo: dobbiamo sicuramente vivere la nostra fede, la nostra capacità di poterci relazionare con Dio, ma nello stesso tempo ricordiamoci sempre di aprire tutte quelle porte e, come dice Gesù, di vegliare sempre. Certo, non vivere nell'angoscia, ma vegliare, perché il Signore è stato chiaro qui. Non ci ha detto state in angoscia, vivete in maniera così preoccupata, vivete in maniera da dover essere ansiosi. No, non dice questo. Ci dice solamente di essere pronti nella veglia, sempre pronti. Allora, buona festa a tutti voi della Medaglia Miracolosa, e che la Madonna possa farvi tante grazie e poter essere veramente questo giorno un giorno di grazia universale. Sia lodato Gesù Cristo.
Carissimi fratelli, in molte persone che girano per il canale ritrovo più o meno la stessa sensazione, persone che soffrono anche terribilmente e che vedono nel momento presente o anche nei momenti appena passati la mancanza o la percezione che Dio non sia con loro. E quindi è mio dovere portare a loro una preghiera o pregare insieme con voi il Salmo 6, affinché veramente si possa in qualche maniera chiedere al Signore di intervenire presso loro. Ecco, c'è una frase molto importante all'interno del Salmo, et anima turbata est vagus, cioè tu dominus qui quo, in cui appunto invochiamo il Signore e dirgli: Signore, dove sei? Vieni qui. La preghiera è fatta in latino perché la Chiesa, la nostra Madre Chiesa, ha creato lei stessa il latino come lingua universale. Domine, ne in furore tuo arguas me neque, in ira tua gripias me. Miserere mei, Domine, quoniam infirmus sum sana me, Domine, quoniam conturbata sunt ossa mea. Et anima mea turbata est valde, et tu, Domine, usque quo. Revertere, Domine, eroe, anima mea, salvame propter misericordiam tua. Quoniam non est in morte recordatio tui, in inferno quis confitebur tibi. Laboravi in gemitu meo, natare faciam, tota nocte lectulum meum, lacrimis mei, stratum meum rigabo. Caligavit pre amaritudine oculos meus consumptus. Sum ab universis ostibus mei. Recedite a me omnes qui operamini iniquitatem qui audivit Dominus vocem fretus mei. Audivit Dominus deprecatione meam, Dominus orazione meam suscipet. Confuntantur et contembentur vehementer omnes inimici mei, reverantur et confundantur subito.